Ciao a tutti ragazzi e grazie della visualizzazione, qui è il vostro capo di Mao, sempre allerta di fiducia che vi parla. In questo video molto speciale direi, vi auguro innanzitutto buona Pasqua, anche se siamo nel giorno di Pasquetta. Collaboro con una persona molto speciale, lui, PeterPaul002. Buonasera a tutti, io sono PeterPaul002, questo è il mio primo video che faccio qui in collaborazione con Gabri Di Mao 004 Official. Siamo molto legati tra noi. Allora, praticamente nella recensione precedente abbiamo recensito Mystery Mao, che eravamo nel periodo, fine periodo natalizio. Adesso siamo quasi alla fine del periodo pasquale. In allegato sul mio canale vedrete alcuni video che ho fatto riguardanti la Settimana Santa e Shalla. Comunque, in questo video vorrei tanto entrare in contatto con questo specialissimo animale australiano, ovvero il canguro, perché praticamente in Australia l'anno scorso sono successi molti incendi, ricordate? Allora, iniziamo con un incendio del 2020, del 2020 appunto. Sì, praticamente l'Australia è stata considerata uno dei continenti più mortali del pianeta, per gli animali pericolosissimi, insetti velenosissimi, eccetera, eccetera, eccetera. Si può morire in qualsiasi modo possibile, però, dall'altra parte, è un continente bellissimo, dove ci sono tantissime cose da vedere. Il mio sogno, scusate se dovevo dire, il mio sogno è andare in Australia e andare in cielo con un'aquila. Non sto scherzando. Beh, in questo caso stiamo parlando di Australia, vi faccio vedere la novità che ho avuto la Domenica delle Palme, la mattina della Domenica delle Palme appena svegliato. Siete pronti a vederla? Sì. 3, 2, 1 e voilà! Eccola qui, questa è mamma Josie, la mamma canguro della serie Furry All Friends. L'ultima arrivata. Guardate. Qua potete vedere tutto il procedimento, qua i bambini che giocano con le varie cose, ecco. Adesso ve la tiro fuori con cautela senza romperla. Eccola qui, questa è Josie. E ora la scatola non la possiamo buttare via. Un po'. Scusate, un po' io. A 360 gradi, comunque lei è tutta la figura intera, abbiamo un fiocchettino in testa che fa da contorno, abbiamo il suo frappè, eccolo qui, come è fatto bene, abbiamo i cuccioli che sono fatti estremamente molto bene, guardate, se non sbaglio questo mi ricorda un po' Rody Winnie the Pooh. Abbiamo il maschietto, la femminuccia e questa è la sorpresa che abbiamo scoperto che è un altro maschio. Qui abbiamo le istruzioni, potete vedere 1, 2, 3, 4, 5. Si può anche sedere, sì, si può sedere come cabi. Adesso mi accingo ad accendere questa nuova bestiolina
non a scopo offensivo, a scopo positivo. Pronti? Via! Eccola! Si è Visto. mossa! Ah, aspetta, chiudiamo qui. Ed ecco come parla, vedi cosa comincia a fare, vedete come si muove? Non si capisce di quello che dice. Oh, ma c'è sei brutto! Sandano, oh, io ho fatto un scherzino piccolo e tu mi scrivi Sandano. Ma da sei brutto, è nato con brutto, che sto facendo Sandano? Vai, devo su corso! Ma c'è sei brutto! E la scrivo non manca! Ma c'è sei brutto! Comunque, prendiamo. Diamo il frappè. Saltella. Adesso mi sento un ranger australiano che si mette alla parte degli animali australiani a rischio di estinzione. Questa è una femmina di canguro rosso, se non lo sapete. È una femmina di canguro rosso. Capite? Sì. Mister Mao è un blu di Russia e della Clapets. Questa, mamma Josie, è una femmina di canguro rosso. Guardate che carini i suoi cuccioli. Si possono mettere svariate cose, ad esempio il piccolo Ro, questo. Guardate anche Gio si sta facendo. Vedete anche Gio si sta facendo una recensione con se stessa con noi. Si sta autofotografando, autofilmando, serie. Per la femmina questo biberonzo. E la sorpresa. Il secondo maschietto, il ciuccetto. Oh, come quando ero piccolino io che tenevo il ciuccetto. Ma al di là di questo. Ah, ho visto questi animali anche in altri video di altri YouTubers. Ad esempio, facciamo un esempio parallelo. I Palboy, che proviene da Vicenza, che lo saluto grandiosamente ai Palboy, che è colui che collabora con Alem. Sì. Ha fatto un video in Australia dove ha fatto a pugni con un canguro. Se non lo sapete, è così. Guarda, guarda! Voglio dargli l'erba. Aiuto! Vuole fare botte? Andrea fa botte. Vuole fare botte con te! Fa la botte con me? Che fatto? Vuole darti un pugno? Non è proprio così tranquillo, eh? Oddio. Fai a pugni! Anch'io voglio fare la botte. Non è puro, non ti morde. Metto questo. Marz. Poverino! Ciao, che bello! Io voglio mettergli la mano qua. Non mi Vuole morde. mangiarti la No. mano, Gian? Gian contro il canguro. Facciamo uno contro uno. Dai, dai, fai così. Hai visto che velocità che hanno? Lui adora questo tipo di animale, il marsupiale. Lui ha combattuto contro Wallaby. Il canguro, in sé per sé, è più grande del Wallaby. Ad esempio, guardate qua cosa fanno i canguri maschi quando devono trovarsi la femmina. La lotta. Bish. Tipo come se fossero combattenti wrestling, non l'avete presente? Comunque, esatto, lui ha fatto a pugni con un wallaby, non sto scherzando. Adesso direi di spegnerla ancora, sì, ossidificano le batterie. Per chi non sapesse che cosa vuol dire ossidano, Si ossidano, che cominciano a non funzionare più. cioè si scaricano. Già. Comunque, per questo video è tutto. Se siete d'accordo con me e con Peter, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina per non perdere nessun video. E seguite anche Peter sul suo canale. Lui ha 91 iscritti e io ho raggiunto un traguardo disumano. Vi dico grazie.
ovvero il traguardo 191 iscritti. Arriviamo subito a 200 e vedrete la meraviglia nei vostri occhi. La bellezza proprio. Già. Sapete che il 15 aprile dell'anno del 2019 è crollata la cattedrale di Notre Dame? E certo, cioè le immagini terribili dell'aguglia che cade, un paio di curiosità quando appunto si incendiò la cattedrale. È una cosa che non bisogna assolutamente scherzare. Quasimodo ha pianto, metaforicamente. Noi disneyani percepiamo la depressione di Quasimodo per vedere la sua patria piangere per il suo patrimonio. Beh, comunque gli stavo dicendo che dovete assolutamente iscrivervi al nostro staff Feste tra Nipoli, dove c'è anche Anthony Quagliacappa 101. E un saluto speciale va non solo ai Palboy, ai mitici Arex e Vastatore. Mi raccomando, iscrivetevi anche a loro. Arex e Vastatore sono due T-Rex che sono veramente simpaticissimi. Andate a vedere i loro video perché fanno veramente morire da ridere. Godzilla onnipotente! Mio Dio, che schifo! Mio Dio, una cosa terrificante! È una cosa abominevole! Mamma mia, la puzza più puzzolente che io abbia mai sentito! Mi rimarrà il trauma! Mio Dio, che schifo! Che schifo! Ho bisogno del psichiatra! Qualcosa ha un diavolo dentro! Ed è un diavolo che va a cagarella! Oh, morirò! Morirò! Arex, mettilo dentro! Cosa? Mettilo dentro, chiudilo nella sua pattumiera! Cos'è questa pa... La pattumiera, Arex! Quella scatolina che stava insieme al puzzone! Ah, sì, eccola! Chiudilo lì dentro! Chiudilo lì dentro! Ah, ma che schifo! Via! Mettili dentro, Arex! Mettili dentro! Ah, che schifo! Arex, ti prego, scorreggia! Ho bisogno di sentire un profumo! Oddio, mi viene da vomitare! Oddio, è lo schifo, più schifo, più schifo dello schifo! La prossima volta che prendi questi cosi, giuro che ti sbrano! Mettilo dentro, Arex! Mettilo dentro! Ah, ma perché devo farlo sempre io? Da Gabri Di Mao, Peter Paul e Josie. È tutto e ci vediamo in un prossimo esilarante video. Ciao ciao! Ciao!